Allora, qui è inverno pieno e io con il mio collega, il professor Stefano Ferri, giusto? Giusto. Ok? Vi annunciamo che stiamo andando all'Antimatter Factory. La fabbrica dell'antimateria. Cioè la fabbrica dell'antimateria. Tra un po' vi facciamo vedere di che si tratta. A fra poco. Ciao, ciao okay. A tutti ragazzi. Ho cambiato collega, adesso siamo con Cristian Castagna. E volevamo ricordarvi, mentre stiamo arrivando alla Factory dell'antimateria, che ne abbiamo già parlato l'altro giorno, cioè effettivamente sì, ne avevamo già parlato quando eravamo al protosincrotrone. Esatto, avevamo detto che di lì partiva tutta una zona dell'acceleratore che dedicava gli studi e quindi inviava questi antiprotoni per lo studio dell'antimateria. Ora vedremo meglio di che cosa si tratta. Eccoci qua, la fabbrica dell'antimateria. Il progetto è chiamato Elena. Ci siamo dentro. Dunque, la questione iniziale è che l'universo, Maurizio, secondo la teoria, diciamolo, Maurizio, veloce, dobbiamo dire in 20 secondi, nella fondamentalità della fisica, l'universo è costituito in generale da energia, tutto nasce dall'energia. Certo. Spieghiamo perché non c'è una dicotomia, una suddivisione paritaria tra materia e antimateria. Oh, benissimo. Perché in realtà la materia predomina di una percentuale del 4%. Perfetto. Allora, che cosa si fa qua dentro in questo laboratorio? Si studia, si produce l'antimateria, ora vi dirò come, e si studiano le proprietà, come se fosse materia. Guardami. Allora, come si producono questi antiprotoni, professoressa? Hai raffreddore, non può dire, lo dico io. Si parte dai protoni, questi protoni vengono accelerati a 25 giga electron volt, che è 25 volte il valore della loro massa. Vengono fatti sbattere ad una targhetta e qui si produce tramite la collisione nuove particelle, fra cui antiprotoni. Capito? Allora, dobbiamo però produrre gli antielettroni, come? Con il decadimento beta Q, e quindi che significa che un protone diventa un neutrone più il positrone. Chiarissimo. Ciao. Il problema invece adesso è creare gli atomi di antidrogeno che sono formati da un antiprotone e da un antielettrone. Questo si fa con questa macchina che vedete qui alle mie spalle, che è un antiproton decelerator, cioè una macchina che decelera gli antiprotoni, li fa diminuire l'energia fino a qualche electron volt e fa sì che l'antiprotone si leghi con l'antielettrone. Ecco l'antiproton decelerator, vedete qua giù. Allora, in particolare questa macchina, il progetto si chiama Elena. Qui vedete il progetto proprio disegnato e giù vedete stanno lavorando per metterla in funzione, sono in fase di commissioning. Che cosa accade in questa macchina? Accade che le particelle entrano con un'energia altissima e vengono frenate, in particolare in questa zona qua, dove c'è scritto, guardate, RF cavity, che significa cavità a radiofrequenza. Succede quello che è il contrario di quello che accade negli acceleratori. Quindi parliamo di deceleratore di particelle. Allora ragazzi, guardate, qui ci sono tutti questi blocchi di cemento, li vedete dietro di me? Cioè lì sotto ci sono le parti più che espongono di più alle radiazioni, quindi quei blocchi impediscono a tutte le particelle che vengono fuori dal decadimento di arrivare a noi. Speriamo. Diciamo insieme questo speriamo. Un, due, tre. Speriamo. Parentesi di sicurezza. Vedete quelle chiavi, professoressa, giusto? Quelle chiavi, esatto, che sono nelle spalle. Gialle. In quelle chiavi devono essere tutte inserite e l'acceleratore può andare in funzione. Se uno degli addetti ha bisogno di entrare in acceleratore, estrae la chiave e l'acceleratore si ferma. Nel momento in cui è stata estratta anche una sola chiave, l'acceleratore non può assolutamente funzionare. Un sistema di sicurezza banale ma fondamentale in questi casi, giusto? Giusto. Allora, in trappole come questa, vedete, in queste gabbie, si chiamano trappole a vuoto, vengono fatti entrare gli antiprotoni e gli antielettroni. Ancora una volta vengono fatti girare e decelerare finché la loro velocità è talmente bassa che c'è la forte probabilità che si uniscano a formare molecole di antiidrogeno. Queste molecole antiidrogeno, sempre qui dentro, vengono tenute in vita, tra virgolette. Naturalmente, una volta che produco queste antiparticelle, posso studiarle, cercando di capire se dal punto di vista elettromagnetico e da quello gravitazionale, queste si comportano come la materia. Allora, per quanto riguarda gli esperimenti che riguardano lo studiare l'antiprotone da un punto di vista elettromagnetico,
l'abbiamo visto, viene fatto in quella camera a vuoto. Invece in quest'altro esperimento viene fatta una cosa fighissima, veramente bella, cioè in volo un antielettrone e un antiprotone, guardate qua, in volo un antiprotone e un antielettrone si uniscono, la velocità relativa è la stessa, una volta che quell'antidrogeno è formato parte il suo volo, il suo percorso di gittata fino a toccare, tra virgolette, terra. Nel momento in cui il volo di quell'atomo di antidrogeno finisce, l'atomo si annichila con la parte di materia. Io vado a misurare quella gittata e cerco di capire se l'atomo di antidrogeno si comporta nella stessa maniera dell'idrogeno. Questo è un esperimento ancora in fase di studio. Al termine di questo video siamo talmente emozionati che dobbiamo fare una cosa assolutamente unica, perché non l'abbiamo fatta. Il professor Claudio Santoni, giusto? Giusto. Giustissimo. Professore con un lungo curriculum, ma per noi è stata una persona emozionante da morire, perché si è emozionato nello spiegare con grande umiltà. Voglio che vi mandi un saluto e un insegnamento. Io voglio aggiungere che siete fortunati, perché ci avete un professore molto simpatico che ha seguito molto attentamente quello che dicevo. È possibile organizzare delle visite delle classi, giusto, qui al CERN. Esatto. E quindi il mio augurio per me e per voi di aspettarvi. Grazie, grazie. Tanti professore. Auguri. Un applauso. Grazie.